Presidente Platamone, ieri sera all'unanimità il Consiglio Comunale ha approvato l'adesione alla zona franca per la legalità anche alla luce degli ultimi episodi che si sono verificati in città. Sì, diciamo che ieri all'unanimità dei presenti è stata approvata la proposta di delibera per l'adesione alla zona franca della legalità. Un atto importante, condiviso dall'intero Consiglio Comunale. Oltretutto, anche nella giornata di ieri abbiamo registrato questo evento drammatico che ha colpito un commerciante della nostra città, oltretutto un'attività commerciale in pieno centro. Una risposta che vogliamo dare, la vogliamo dare, la dà tutto il Consiglio Comunale che vuole fare della legalità una battaglia principale del proprio essere consenso cittadino. Quindi c'è stata fatta ferma condanna sia da parte mia e condivisa ovviamente dai consiglieri comunali, su chi si è pronunciato direttamente, ma il parere di tutti i consiglieri comunali, condividendo le dichiarazioni effettuate di totale condanna per questi episodi che Sì. stanno accadendo nella nostra città e ovviamente solidarietà a chi subisce chi è vittima di questi danni e di questi atti che sono certamente assolutamente da condannare. Durante la seduta, si è votata anche un'altra, delibera. Quale, Presidente? Sì, era all'ordine del giorno, c'era la proposta di acquisizione a patrimonio comunale di uno stabile abusivo da destinare al canile comunale. Dopo un dibattito su proposta del consigliere Dossi, che condivide la problematica e l'esigenza di avere una struttura più idonea per il canile comunale, però si ritiene che il Consiglio deve approfondire meglio le modalità che hanno individuato quello stabile come futuro canile comunale, quindi su proposta del consigliere Dossi l'intero Consiglio Comunale, alla quasi totalità dei presenti, eccetto un astenuto, ha deciso di restituire l'atto all'amministrazione per ulteriori approfondimenti e chiarimenti.